Tanto tuonò che piove, sarebbe il caso di dire, e in questo caso non piove acqua. Un gesto vile, un attacco a tutta la comunità e alla democrazia, così lo ha definito il sindaco di Vergato Massimo Gnudi, che ha aggiunto: conosciamo i mandanti. La notte scorsa qualche delinquente ha imbrattato di letame l'opera di uno dei più importanti artisti italiani oggi viventi, Luigi Ontani. Un gesto vile rivendicato da sedicenti soldati di Cristo, e già l'accostamento m'offende. Un'opera che simboleggia il fiume Reno, il torrente Vergatello e l'Appennino, attraverso un'allegoria mirabile che Aldo Busi ha definito una pagana mitopoesi. L'artista di Vergato è stato subito bollato come blasfemo e il senatore Pillon ha ben pensato di dire che quello era un satanasso e che avrebbe voluto al posto di quell'opera d'arte una colata di cemento. Trovato il mandante, si potrebbe dire, solo che al posto del cemento hanno utilizzato altro materiale, e Forza Nuova rinvigoriva questa polemica dicendo: rimuovetelo, è satanico. Vi rendete conto? La stessa Forza Nuova che ha come culto quello della violenza e come credo quello criminale fascista. Io penso che noi invece dovremmo avere attenzione a quello che ci vuole comunicare l'arte. In questi giorni si inaugura la Biennale di Venezia, dove Ontani è andato tante volte, e quell'arte, quella bella, quella vera, quella che cerca la verità, in realtà qualcuno la vuole negare in questo paese. Ma io, che non mi intendo né di satanisti né di esorcisti, come quel pagliaccio, e ho concluso, che è stato cacciato al grido di buffone, voglio solo dire una cosa a Pillon e ai suoi sodali: vade retro Pillon, vade retro Pillon.